Benvenuti a Whispers of Wisdom. Oggi ci immergeremo in un argomento profondo e affascinante, il lato oscuro del tuo subconscio. Prima di tutto, voglio invitarvi a riflettere su una verità che spesso trascuriamo, il potere del nostro subconscio. Questo potente strumento, che abita in ciascuno di noi, può essere sia un alleato che un avversario. A volte, sembra proiettarci le sofferenze passate come ombre che si allungano nel presente, influenzando ogni nostra scelta e ogni nostra emozione. È come se portassimo con noi un bagaglio invisibile, pieno di ricordi e ferite che, invece di rimanere nel passato, si manifestano in modo tangibile nella nostra vita attuale. Ma non è tutto. Il nostro subconscio ha anche la capacità di distorcere la realtà, facendoci vedere il mondo attraverso una lente che non è sempre fedele alla verità. Quante volte vi siete trovati a percepire situazioni in modo esagerato, o a lasciare che le paure e i dubbi governassero le vostre scelte. Questo meccanismo, purtroppo, può portarci a vivere una vita imprigionata in convinzioni limitanti, dove ogni opportunità è oscurata da pensieri negativi. È ora di rompere queste catene invisibili. Riconoscere che il subconscio non è la realtà del presente è una chiave fondamentale per la trasformazione. Oggi, insieme, ci avventureremo in questo viaggio di autoscoperta, in cui esploreremo come liberarci dalle sofferenze passate, come sfidare le distorsioni e come vivere pienamente nel presente. La vera libertà si trova nell'essere consapevoli, e il potere di questo cambiamento è nelle vostre mani. Se sentite che questo messaggio risuona con la vostra anima, vi invitiamo a iscrivervi al canale Whispers of Wisdom, attivare la campanellina e lasciare un like per supportare. Siete pronti a scoprire il potenziale che giace in voi? Andiamo avanti, insieme, in questa trasformazione straordinaria. Immaginate per un momento di trovarvi intrappolati in un labirinto oscuro, dove ogni angolo è costellato di ricordi e dolori del passato. Questo labirinto non è solo un simbolo, ma una realtà concreta, quella del vostro subconscio, che si nutre delle esperienze negative accumulate nel corso della vita. Ogni ferita, ogni delusione e ogni paura si trasforma in un eco che risuona nel vostro essere, influenzando le decisioni e le emozioni quotidiane. Il subconscio è un archivio di tutto ciò che avete vissuto, ma spesso, invece di fungere da supporto, diventa un ostacolo insormontabile. Le esperienze passate non sono semplicemente ricordi, ma realtà che si proiettano nel presente come ombre minacciose. Ogni volta che vi trovate di fronte a una nuova opportunità, il vostro subconscio riporta in vita tutte le sofferenze, i fallimenti e i timori, creando un'atmosfera di sfiducia e ansia. È come se il vostro stesso essere vi dicesse: non farlo, non sei all'altezza, hai già fallito in passato. Questa voce interiore diventa così predominante da schiacciare ogni impulso a osare, a sognare, a vivere. La paura di ripetere errori passati si trasforma in una gabbia, e spesso non ci rendiamo conto di quanto stiamo limitando la nostra vita. Ciò che rende tutto ancora più insidioso è la sottile manipolazione che il subconscio esercita. Non solo proietta il passato, ma distorce anche la vostra percezione della realtà attuale, facendovi credere che il dolore sia inevitabile, che la sofferenza sia parte della vostra esistenza. E così, anziché affrontare il presente con coraggio, vi ritrovate a vivere in una continua ruminazione su ciò che è stato. Le vostre emozioni si bloccano in un ciclo di negatività, impedendovi di vedere le opportunità che vi circondano. Questa dinamica non è solo frustrante, è devastante. E il risultato è un'esistenza che si limita a sopravvivere, piuttosto che vivere pienamente. La buona notizia è che questa situazione non è destinata a rimanere tale. La consapevolezza di come il vostro subconscio stia influenzando la vostra vita è il primo passo verso la liberazione. Non siete solo le vittime delle vostre esperienze passate. Avete il potere di trasformare quelle ferite in saggezza. È possibile smettere di identificarsi con il dolore e iniziare a riconoscerlo come un semplice capitolo della vostra storia, non l'intero libro. Con questa nuova consapevolezza, potete cominciare a scegliere di lasciare andare il passato e a creare una nuova narrazione, una in cui non siete più definibili dalle vostre sofferenze, ma dai vostri sogni, dalle vostre aspirazioni e dalla vostra capacità di amare e di essere amati. È tempo di guardare dentro di voi e di affrontare quelle ombre. È tempo di liberarsi da quel bagaglio pesante che vi tiene ancorati al suolo e di volare verso l'ignoto con coraggio. Iniziate a scrivere la vostra nuova storia, una in cui il passato non vi definisce, ma serve solo come base da cui elevarvi. Questo è il momento di dire basta alla sofferenza e di reclamare la vita che meritate.
La vera trasformazione è possibile e sta per iniziare adesso. Ci immergiamo in una verità scomoda e inquietante. Il nostro subconscio ha il potere di distorcere la realtà, trasformando la nostra percezione del mondo in un quadro deformato e spesso spaventoso. Questa distorsione non è un fenomeno casuale, è il risultato di un'interpretazione sbagliata di esperienze passate, che si manifestano in pensieri e credenze che non riflettono affatto la verità. L'aspetto più triste di tutto ciò è che ci troviamo a vivere in una realtà costruita su fondamenta fragili, dove l'autosabotaggio e la paura diventano i pilastri su cui poggiamo le nostre esistenze. Immaginate di affrontare una situazione che dovrebbe essere semplice, come un incontro di lavoro o un'interazione sociale. Invece di avvicinarvi a queste occasioni con entusiasmo e apertura, vi ritrovate a cedere a una spirale di pensieri negativi. Il vostro subconscio ripete come un mantra le parole del passato: non sei all'altezza, non piacerai, non lo farai bene. Queste convinzioni distorte vi imprigionano, impedendovi di essere la versione migliore di voi stessi. La realtà che percepite è offuscata da lenti sporche di insicurezza e autodubbio, rendendo ogni nuova opportunità un motivo di ansia piuttosto che di eccitazione. La vita inizia a sembrare una serie di ostacoli insormontabili, e il risultato è una crescente sensazione di impotenza. Questa distorsione della realtà non solo influisce sulle vostre interazioni, ma può anche manifestarsi nella vostra visione di ciò che è possibile per voi. La vostra mente inizia a filtrare le esperienze attraverso una lente di pessimismo, portandovi a scartare le opportunità che potrebbero davvero portarvi verso la realizzazione dei vostri sogni. La paura diventa la vostra compagna costante e vi convince che il mondo è un luogo ostile, dove il fallimento è l'unica certezza. Questo modo di pensare crea un circolo vizioso. Più vi convince di non essere in grado, più vi allontana dalle vostre vere potenzialità. E così, vi ritrovate a vivere in una realtà limitata, chiusi in una prigione di paure e insicurezze. La chiave per spezzare questa catena di negatività è la consapevolezza. È cruciale riconoscere che ciò che vedete e percepite non è necessariamente la verità, ma un'interpretazione influenzata dal vostro passato. Comprendere questa distorsione è un passo fondamentale verso la liberazione. La realtà non è fissa, è dinamica e fluida, e la vostra percezione può essere trasformata. Potete scegliere di sfidare le convinzioni limitanti e sostituirle con nuove affermazioni di potere e possibilità. Non permettete al subconscio di controllarvi. Invece, affermate il vostro diritto a vivere una vita autentica e piena di gioia. Iniziate a costruire una nuova narrazione, una in cui la paura non governa le vostre decisioni e dove ogni giorno diventa un'opportunità per creare qualcosa di meraviglioso. La realtà può essere una tela bianca, e voi siete gli artisti della vostra vita. Non lasciate che il vostro subconscio continui a proiettarvi un'immagine distorta di ciò che siete e di ciò che potete diventare. La vera libertà e la realizzazione si trovano nell'abbracciare il potere che avete di riscrivere la vostra storia. È tempo di prendere in mano il pennello e dipingere un futuro che rifletta le vostre aspirazioni più profonde e la vostra autenticità. La vita che desiderate è a portata di mano. Tutto ciò che serve è la determinazione di vedere la verità oltre le illusioni del subconscio. Nel nostro viaggio attraverso il labirinto del subconscio, arriviamo a una verità fondamentale, ma spesso ignorata. Il vostro subconscio non è la realtà del presente. Questo concetto, apparentemente semplice, si rivela incredibilmente potente e liberatorio. È essenziale comprendere che le convinzioni e le emozioni radicate nel vostro subconscio sono più spesso riflessi di ciò che è stato, piuttosto che di ciò che è. Le esperienze passate, le ferite non guarite e le memorie dolorose possono creare un'illusione di verità che non corrisponde all'attuale contesto della vostra vita. Quando il subconscio si manifesta, esso filtra ogni esperienza attraverso il prisma delle paure e dei fallimenti passati. Ogni volta che affrontate una nuova situazione, il vostro subconscio si attiva, evocando sentimenti di inadeguatezza e dubbi. È come se un vecchio fantasma, intrappolato nel tempo, tornasse a tormentare il presente, portando con sé una borsa piena di rancori e delusioni. La verità è che questo fantasma non ha alcuna autorità nel presente, è solo un eco di ciò che è stato. Eppure, vi ritrovate a vivere come se queste vecchie esperienze definissero chi siete ora, come se ogni passo fosse guidato da un passato che non ha più potere su di voi. Questa distorsione crea una barriera invisibile tra voi e la vita che desiderate. Se vi identificate con il vostro subconscio, vi condannate a una vita di paura e limitazione. La realtà di oggi non è scritta dalle ferite di ieri,
ma dalle scelte e dalle azioni che intraprendete in questo momento. Ogni volta che lasciate che il vostro subconscio governi la vostra esistenza, negate la possibilità di sperimentare la vita in tutta la sua pienezza. Le opportunità passano davanti a voi come ombre, e voi, ancorati a memorie passate, perdete la capacità di riconoscerle e di afferrarle. La liberazione arriva quando iniziate a disconnettere da questa narrazione limitante. Il potere di cambiare la vostra vita è nelle vostre mani. È fondamentale riconoscere che il presente è un terreno fertile per la crescita, per l'amore e per la gioia. Non permettere che il vostro passato continui a definire chi siete. Avete la capacità di creare una nuova realtà, una in cui il vostro subconscio non controlla ogni pensiero e ogni decisione. È il momento di adottare un nuovo paradigma, uno in cui vi permettete di essere ciò che desiderate, non ciò che avete sempre creduto di essere. Ogni giorno avete la possibilità di riscrivere la vostra storia. Iniziate a mettere in discussione le voci interiori che vi dicono che non potete farcela, che siete destinati a ripetere gli stessi errori. La verità è che siete molto più grandi delle vostre esperienze passate. Siete esseri in continua evoluzione, capaci di apprendere, di crescere e di prosperare. È tempo di reclamare il vostro potere e di vivere pienamente nel presente. La vera realtà è quella che scegliete di costruire, e questo richiede coraggio, determinazione e la volontà di abbandonare ciò che non vi serve più. La vita vi aspetta, pronta a offrirvi tutto ciò che desiderate. Non lasciate che il vostro subconscio vi tenga prigionieri. Fate il primo passo verso la libertà e illuminate il vostro cammino verso un futuro luminoso e pieno di possibilità. Ora che abbiamo esplorato il lato oscuro del subconscio e le sue distorsioni, è fondamentale riconoscere l'importanza di liberarsi da queste catene invisibili. Le esperienze passate non devono più definire il vostro presente. È giunto il momento di abbracciare la verità che risiede nel qui e ora. La consapevolezza è la chiave che apre la porta a una vita autentica e piena di significato. Ogni giorno rappresenta una nuova opportunità per riscrivere la vostra storia, per scegliere di vedere il mondo attraverso una lente di speranza e potenziale. Ricordate che la realtà non è fissa, è plasmabile. Avete il potere di trasformare le narrazioni che il vostro subconscio ha instillato in voi e di sostituirle con affermazioni positive e potenzianti. La strada verso la liberazione non è sempre facile, ma ogni passo che fate verso la consapevolezza è un passo verso la vostra vera essenza. Non dimenticate che il passato può insegnarvi, ma non deve vincolarvi. Liberatevi dalle catene di vecchie credenze e abbracciate la vostra vera natura, quella che è intrinsecamente collegata alla luce e alla possibilità infinita. In questo viaggio di trasformazione, tenete a mente che non siete soli. Ogni persona ha la propria battaglia interna e, insieme, possiamo sostenere il percorso verso la libertà e l'autenticità. Fate di ogni giorno un'opportunità per affermare il vostro potere e la vostra presenza nel mondo. Abbracciate la vita con tutte le sue sfide e bellezze, e ricordate che la vera libertà si trova nell'accettazione di ciò che siete e nella determinazione di diventare ciò che desiderate. Concludendo, vi invitiamo a riflettere su queste verità e a mettere in pratica ciò che avete appreso. Ogni passo verso la consapevolezza è un passo verso la vostra evoluzione. Whispers of Wisdom è qui per accompagnarvi in questo viaggio. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un like, commentate e condividete per supportarci. Insieme, possiamo illuminare il cammino verso una vita di abbondanza, autenticità e realizzazione. Non lasciate che il vostro subconscio vi imprigioni. Liberate la vostra vera essenza e abbracciate la grandezza che vi attende.